Buongiorno a tutti dalla India Whisky 2 November November Victor. Come fatto precedentemente con lo Yaesu FT4X, in questo video vi guiderò attraverso tutti i passaggi necessari per espandere il range di frequenza di trasmissione dello Yaesu FT65. La radio esce di fabbrica con alcune restrizioni riguardanti le frequenze di trasmissione. Nel dettaglio, per quanto riguarda la banda VHF, il trasmettitore è in grado di funzionare solamente nell'intervallo compreso tra 144 e 146 MHz. Analogamente, per la banda UHF, l'intervallo va da 430 a 440 MHz. In questa situazione, nel caso in cui intendessimo effettuare una trasmissione al di fuori dei limiti consentiti, l'apparato non solo non emetterà alcun segnale, ma ci fornirà anche un messaggio di errore. Lo Yaesu FT65 e lo Yaesu FT4X sono due radio che presentano notevole somiglianza sia a livello hardware che software. Di conseguenza, la procedura per estendere il range di frequenza di trasmissione è identica per entrambi. Anche in questa circostanza, l'operazione consiste semplicemente nell'inserire una sequenza numerica attraverso la tastiera. Per prima cosa, è necessario spegnere l'apparato. Successivamente la radio dovrà essere accesa in modalità ripristino. Come riportato sul manuale, questa modalità può essere attivata premendo simultaneamente i tasti PTT e il tasto di tono, ovvero quello situato immediatamente sotto di esso, durante la fase di accensione. Dopo aver rilasciato i pulsanti, lo schermo visualizzerà il menu di ripristino. Ora, trascurando queste indicazioni, andiamo a inserire la sequenza numerica 6-2, Bene, nel caso in cui tale sequenza sia corretta, l'apparato si riavvierà autonomamente e una volta pronto sarà in grado di funzionare al di fuori dei limiti di fabbrica. Anche in questa circostanza, la procedura appena descritta risulta essere reversibile. Se si desidera ripristinare la configurazione iniziale dei limiti di range di frequenza e trasmissione, basta eseguire nuovamente l'operazione illustrata precedentemente. Siamo giunti alla conclusione di questo video e spero vivamente che sia stato non solo utile, ma anche chiaro. Come consuetudine, nel caso in cui sorgessero dubbi o domande, vi incoraggio a condividerli nella sezione dei commenti. Detto questo, grazie a tutti, un saluto da India Whisky 2 November November Victor 73, ciao a tutti!